mister Capuano, è arrivato diciamo il momento della verità, un punto domani si è saldi, un miracolo davvero come si è sempre detto. Ma siamo probabilmente alla fine di un percorso che abbiamo fatto e io non voglio mai parlare prima, non per un fatto di scaramanzia, conosco il calcio e è una partita difficilissima ed è normale che noi magari abbiamo il vantaggio di giocare su due risultati, ma noi non siamo una squadra che sa fare calcoli e né una squadra che sa gestire un risultato. Noi saremo gli stessi di sempre, è una squadra aggressiva, una squadra, ripeto, che assolutissimamente non dobbiamo fare calcoli, non siamo una squadra che sa gestire. Di contro abbiamo una squadra che come noi si gioca la permanenza, una squadra fatta da giocatori esperti, una squadra importante che in questa partita recupera molti giocatori che sono stati assenti nelle ultime partite. È normale, c'è attesa in tutti noi, tra le altre cose l'attesa forse è la cosa più bella che esiste nella vita, no? Io ricordo il sabato del villaggio di Giacomo Leopardi, no? L'enfatizzazione più alta dell'attesa, dove poi nel momento in cui della festa svanisce tutto, perché poi si pensa al giorno successivo. È una bella attesa, sicuramente siamo convinti, consci, che abbiamo fatto qualcosa di importante, anche se lo ripeterò fino all'inverosimile, una salvezza a Modena è qualcosa di molto molto mediocre, però attenzione, per come eravamo messi, per come abbiamo lavorato in questi mesi, ritengo che sia qualcosa che magari potrebbe andare domani sera anche in una piccola pagina nella storia recente del Modena. Però c'è ancora tantissimo da lavorare, tantissimo da correre, quindi il traguardo è ancora molto lontano. La squadra come sta? Acciaccati? Qualche problema come purtroppo di consueto? Ma noi abbiamo convissuto con tanti problemi per tutto l'anno, almeno parlo della mia gestione, non abbiamo mai enfatizzato le assenze per poi creare degli alibi o nel contempo magari per enfatizzare un successo. Io convoco tutti i ragazzi, ma ce ne saranno tantissimi che non sono in grado di poter scendere in campo, verranno anche gli squalificati in ritiro, proprio perché questo è un gruppo vero, un gruppo di grandi ragazzi, un gruppo coeso, altrimenti non poteva mai fare i risultati che ha fatto nell'ultimo periodo. Sicuramente molti mi chiedono, mister, lei se vuole io vado in campo infiltrato, mister, io ci sono, mister, io sono disposto anche a stare due mesi fermo dopo questa partita. Sono cose che magari un allenatore anche nel caso specifico mio che fa questo mestiere da tanti anni ti toccano e fa piacere poi di fare questo mestiere. Manderò come mio solito, penso, una squadra che mi dia equilibrio, abbiamo delle assenze importanti perché abbiamo fuori Flautario e Ambrosini sicuramente, quindi questo lo possiamo dire, e quindi magari saremo anche mancanti sui centimetri, però cercheremo di mettere in campo una squadra che abbia equilibrio. Mister, per quanto riguarda il futuro, ancora presto, c'è ancora un presente da, diciamo così, assolvere in tutte le sue opzioni. Per quanto riguarda però la squadra che ha giocato la seconda parte di stagione, può essere una base da cui ripartire nella prossima? Ma sicuramente, questa è una squadra che lo dicono i numeri, è una squadra che se non erro è quarta, quinta in classifica, quindi per quello che ha prodotto e per quello che ha raccolto, anche se secondo me ha raccolto molto meno di quello che ha prodotto, su questo non c'è ombra di dubbio. Abbiamo convissuto con tante assenze, abbiamo perso nei momenti cruciali del campionato giocatori importantissimi e abbiamo avuto la forza di andare avanti, di non mollare di un millimetro. Io posso dire una cosa, a volte c'è il valore dell'uomo che supera il valore e la qualità intrinseca del calciatore, sicuramente questa è una squadra che il valore dell'uomo supera il valore della qualità del calciatore, questa è una cosa bellissima per un allenatore di calcio, però adesso parlare di futuro lo ritengo non giusto, perché noi domani ci giochiamo i sacrifici di un'intera città legata al calcio, di una società, ma ci giochiamo tanti sacrifici anche da parte nostra, quindi se Dio vuole, Dio ci aiuta e saremo quelli dell'ultimo periodo, per non dire quelli di sempre, magari domani sera, tra un goccio di spumante e un pensiero potremo parlare anche di futuro.
12 punti nelle ultime 6 giornate, cos'è scattato dopo le sconfitte con Venezia e Padova, che dal punto di vista della prestazione comunque avevano già detto molto? Guardi, io non ho quasi mai parlato alla squadra dopo una sconfitta o dopo una vittoria. Io ricordo che dopo Venezia dissi a Russo, il nostro team manager, dammi il megafono del pullman che devo parlare. Io ringraziai la squadra e gli dissi: io sono orgoglioso di essere il vostro allenatore dopo quella prestazione. Quindi lo dissi anche dopo una sconfitta. Giocammo col Padova, facevamo un'altra grande prestazione e non meritavamo di perdere nel loro miglior momento. E poi quando lavori bene, quando ci sono le prestazioni, poi difficilmente non possono arrivare i risultati. Quindi io non mi limiterei alle ultime 6 partite, ma guarderei in profondità quello che ha fatto questa squadra. Questa è una squadra che ha lavorato senza mollare mai, è una squadra che è stata sempre sul pezzo, è una squadra che è andato oltre la fatica in tante situazioni e che merita nella maniera più assoluta il mantenimento di questa categoria. Solidità difensiva, credo che il dato significativo, più significativo a livello statistico, sia il fatto che il Modena, sotto la sua gestione, solo a Parma ha preso più di un gol all'interno di una partita. Fu una partita anche strana lì, no? Sì, è vero, però diciamo che la storia di Capuano allenatore, se non vado errato, in qualsiasi campionato allenato le mie squadre sono state quelle che hanno preso sempre meno gol. Nelle prime 4-5 ci sono sempre state, quindi diciamo fa parte della mia filosofia mandare in campo squadre equilibrate. Molti dicono che sono difensivista, io penso che sono molto equilibrato, non difensivista. Io penso di mandare in campo una squadra che abbia sempre equilibrio, lavoro moltissimo sulle preventive, lavoro moltissimo sui dettagli e probabilmente questo ci ha portato a fare sempre dei risultati inesperati. Ricordo il primo anno di Arezzo, che parlo di un passato recentissimo, dell'anno scorso, 2 anni fa, e probabilmente porterò questa squadra alla salvezza avendo esperienze e avendo lavorato moltissimo, come diceva lei, sulla fase non difensiva, sulla fase difendente, perché sono 10 giocatori di movimento a fare fase difendente e non soltanto la linea. Posso?